signore, signori, concittadine e concittadini, amiche e amici, questa sera si chiude una campagna elettorale importante per la nostra città, una campagna elettorale che ha visto 4 candidati sindaci, 45 candidati a consigliere comunale. Si è verificata questa grande partecipazione perché sono mutate le condizioni e quindi ciascuno ha trovato lo spazio e il modo per impegnarsi nel sociale. Ciascuno candidato ha trovato le condizioni sociali, la pace sociale per potersi esprimere, ha avuto la consapevolezza che questo comune è stato amministrato in modo da riorganizzare l'apparato amministrativo dell'ente, da recuperare il fabbisogno del personale con l'assunzione di 5 nuove unità, e questo modo di fare, questa capacità organizzativa dell'ente ha fatto sì che il nostro comune fosse sempre più efficiente. Abbiamo messo i conti in ordine, abbiamo fatto sì che il comune di Maratea non utilizzasse più le anticipazioni di cassa, non si prestasse praticamente i soldi per fare i pagamenti delle spese correnti. Siamo un comune virtuoso e viva Dio, questa circostanza ha fatto sì che ciascuno si potesse impegnare. Essere democratici significa mettere tutti nelle condizioni di potersi esprimere. Essere democratici significa dare a ciascuno la possibilità di dare il suo contributo per la città. E le condizioni di oggi sono diverse da quelle del 2019. Sono diverse perché qualcuno nel 2019 ha scritto su Facebook le ragioni del suo disimpegno. Quel disimpegno che pesa come un macigno anche in questa campagna elettorale. Cari amici, cari amici, la più grande lezione che questi 5 anni mi hanno dato è proprio la consapevolezza della fragilità del nostro territorio. Aver scoperto che noi non siamo immuni, non siamo diversi, ma che le diversità climatiche, i cambiamenti climatici, le grandi emergenze climatiche ci hanno portato a scoprire la nostra fragilità. Il dissesto idrogeologico noi lo abbiamo scoperto sulla nostra pelle e rispetto a queste nuove criticità dobbiamo essere pronti a trovare soluzioni idonee per dare a tutti la sicurezza, la stabilità e la possibilità di vivere in una città bellissima, ma ahimè altamente fragile. Il dissesto idrogeologico che riguarda Maratea, ma il territorio più vasto, noi lo possiamo palpare per quando guardiamo le case che presentano queste grandi feritoie, che quando guardiamo le strade che soffrono rispetto a smottamenti o a variazioni di assetti. Noi a Maratea abbiamo vissuto esperienze critiche sulla viabilità, soprattutto per quanto riguarda la viabilità della SP3 provinciale che da Trecchina porta a Maratea. Abbiamo avuto la forza, il coraggio e l'intuizione di andare a Trecchina a risolvere i problemi di viabilità. Come commissario delegato ho avuto la possibilità di studiare una soluzione allo smottamento, di ritrovare i finanziamenti e le risorse per intervenire, di nominare la provincia che non aveva alcuna risorsa per risolvere il problema e quello che era una criticità, quindi l'impossibilità di transitare a doppio senso da Trecchina a Maratea è diventata una nuova grande opportunità nel ripristino della strada. Noi siamo riusciti ad assicurare a tutti il transito, perché prima i mezzi superiori a 35 quintali non potevano transitare con grandi difficoltà. Noi abbiamo trovato soluzioni, risorse, progetti in tempi rapidi
per assicurare la viabilità del nostro territorio. L'abbiamo fatto in un'altra città, l'abbiamo fatta a Trecchina, a dimostrazione che il nostro impegno e la nostra efficacia va al di là del nostro territorio. Siamo consapevoli però che le nostre strade, alcune delle nostre strade, hanno bisogno di essere trattate da studi geologici, idraulici, perché vi sono problematiche di reggimentazione delle acque, vi sono problematiche di smottamenti, di fiumi, di torrenti che le rendono impraticabili. E noi siamo consapevoli che a partire da via Alessandro Mandarini c'è una criticità per la quale noi abbiamo investito l'autorità di dissesto idrogeologico. C'è una criticità via Papadeola, ne siamo ben consapevoli, perché il torrente del fiume ha rotto gli argini e quindi ha messo in scarsa sicurezza la strada, per cui è stata chiusa. Anche lì dobbiamo intervenire e lo abbiamo fatto coinvolgendo l'autorità di bacino, l'autorità del dissesto idrogeologico. Nella strada Campomulini-Caini-Fiumicello c'è un'altra criticità, il crivo al porto, a Massa c'è una strada interrotta per dissesto e per la reggimentazione delle acque. La strada panoramica soffre di questo. Allora, rispetto a queste criticità del territorio, noi abbiamo operato ottenendo degli studi geologici, abbiamo operato chiedendo all'autorità del dissesto idrogeologico di intervenire, ma siamo pronti anche a farlo con le risorse che abbiamo ottenuto dal Parlamento in seguito alle alluvioni, alla frana e agli eventi che ci hanno arrecato danni. Noi bene, forse così si sente meglio. A differenza di quanto è stato detto in questa campagna elettorale, noi siamo stati l'amministrazione del fare, del realizzare. Chi ci precede, chi ci ha preceduto, non lo so che cosa potrà dire. Noi possiamo dire le opere che abbiamo realizzato e ve le diciamo stasera, partendo dalla via ferrata, dalle arrampicate. Abbiamo concluso il circuito delle acque a Cersuta, abbiamo messo in sicurezza il parcheggio di Fiumicello con 26 pilastri che sono stati messi in sicurezza, con una problematica nota nel 2017 rispetto alla quale nessuno era intervenuto, e non l'abbiamo fatto con 400.000 euro di risorse che ci ha dato l'assessorato alle infrastrutture. Abbiamo voluto completare le opere a San Basile, la ex scuola di San Basile, facendolo diventare un centro per bambini e famiglie. Anche lì siamo dovuti intervenire per migliorare quello che era il progetto iniziale, che non prevedeva l'impianto elettrico, il rifacimento dell'impianto elettrico e il collegamento alla rete idrica e fognaria. Abbiamo fatto e realizzato e completato le opere del muro al porto, il muro che dava grossi problemi alla circolazione, che si trova sopra l'ufficio circondariale marittimo. Ebbene, l'abbiamo messo in sicurezza. Così come abbiamo fatto per la scuola di Profiti, dove abbiamo voluto sistemare le mense e le aule. Abbiamo messo a dimora una barriera paramassia marina per dare risposta, sicurezza ai cittadini che vi abitavano sotto, e l'abbiamo fatto integrando i fondi della regione con i fondi comunali. Abbiamo messo in sicurezza tutti i cimiteri rifacendo gli impianti elettrici e facendo gli impianti elettrici a norma. Abbiamo costruito nuovi loculi a Marina, a Massa ed Acqua Fredda, consentendo di stare tranquilli per la sepoltura dei nostri cari. Abbiamo realizzato un eliporto a Santa Caterina e l'eliporto è ultimato ed è utilizzabile. Queste sono le opere da noi realizzate, concluse, utilizzabili da chiunque. Vi sono opere in corso di realizzazione, come il rifacimento del porto, la messa in sicurezza del molo nord, gli interventi di qualificazione della banchina, gli interventi di qualificazione delle aree circostanti e la sostituzione dell'illuminazione del porto, perché quella sì è l'unica cosa che offese
ha offeso e offende la nostra città. Abbiamo i lavori al Palazzo Municipale per metterlo in sicurezza, per il miglioramento statico del nostro palazzo di città. E forse voi non lo sapete, ma su quel palazzo qualcuno ha fatto installare un'antenna, un ripetitore che passava sulle nostre teste, che metteva in crisi la nostra sicurezza, e noi l'abbiamo fatto chiudere. Questo significa tutelare la salute delle persone. Allora abbiamo ottenuto i finanziamenti, non siamo ancora riusciti a realizzare alcune opere, però li abbiamo già progettati e finanziati, e parlo dell'ex bando Borgo. Abbiamo progettato e sta per essere realizzata una strada di accessibilità alla statua del Cristo Redentore, per consentire a chi è meno fortunato di noi, a quelli che sono diversamente abili, di raggiungere la statua del Cristo Redentore. Questa è una scelta di civiltà. E l'abbiamo fatto anche per dotare i bagni per persone diversamente abili al Cristo Redentore, e anche per dare un ufficio turistico che al Cristo Redentore è necessario, perché il nostro castello, la Basilica e il Cristo è il luogo più visitato di Maratea. Abbiamo poi visto l'approvazione e il finanziamento di un progetto di 4 milioni e mezzo per il porto di Maratea. E qui vi sono state tante fantasie, tante cose che sono state dette inutilmente. Al Ministero delle Infrastrutture non c'era uno o l'altro candidato a cui facevano riferimento, c'era il sottosegretario del PD Margiotta, e nonostante noi non abbiamo chiesto niente a nessuno, il nostro progetto è stato approvato da un ufficio tecnico, ha superato gli standard ed ha avuto il finanziamento. Questo sulle nostre sole capacità, senza chiedere niente a nessuno. Abbiamo chiesto ed ottenuto un finanziamento per risollevare le sorti del centro storico, per far sì che a Pietra del Sole vi fosse un parco per i bambini, ma vi fosse un anfiteatro, perché ciascuno di noi può avere la possibilità in estate di poter assistere ad eventi e di poterlo fare in uno scenario mozzafiato. Noi abbiamo le bellezze, le dobbiamo solo sfruttare. Noi ci abbiamo creduto e vogliamo realizzare quest'opera. Abbiamo progettato le strade rurali per il raggiungimento e miglioramento degli accessi ai lavoratori agricoli, e abbiamo avuto un finanziamento di 200.000 euro, e anche quello è merito nostro e dovranno essere spesi. Siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Basilicata l'estensione del gas metano al porto, per consentire che anche il porto avesse non più bisogno delle bombole, ma di una rete gas che segna la differenza di civiltà. Abbiamo avuto l'approvazione di un progetto nostro per le vie di accesso, per il miglioramento delle vie di accesso al nostro centro, per 150.000 euro. Queste sono le opere che noi abbiamo avuto finanziate sui nostri progetti, e sono le opere per le quali vogliamo continuare a lavorare per portarle a terra. Noi conosciamo il nostro territorio, noi sappiamo le criticità nel territorio, nella nostra Maratea. Noi sappiamo che la Maratea ha avuto un'espansione molto diffusa e molto articolata, e che questa espansione non ha visto la realizzazione di strade adeguate nelle periferie della nostra città. Noi dobbiamo fare in modo che vi sia uno studio per rendere accessibili e fruibili tutte le case di Maratea, perché ognuno, anche coloro che hanno scelto di vivere in una parte diversa dal centro storico, nella valle, hanno diritto ad avere le opere di urbanizzazione primaria, quindi strade adeguate e servizi adeguati. Noi lavoriamo perché anche i nostri concittadini, che ancora oggi non ce l'hanno, devono avere, col nostro impegno lo avranno.
Abbiamo avuto 5 anni di pace sociale, 5 anni nei quali abbiamo migliorato gli standard, i servizi, abbiamo reso accessibili, abbiamo fatto la digitalizzazione dei servizi e dei pagamenti nei rapporti con il Comune. Abbiamo però la necessità di intervenire anche in modo serio per quanto riguarda l'edilizia, rendere possibile gli interventi a coloro che hanno le case che sono state fatte in periodi dove gli standard, la qualità, la bellezza non erano così elevati. Oggi chi vuole vivere in una casa più bella deve avere la possibilità di intervenire, di spendere i propri soldi per vivere in condizioni migliori. Noi dobbiamo adeguare i nostri strumenti urbanistici, non possiamo continuare a vivere con un programma di fabbricazione del 1970. Noi abbiamo interloquito con la Regione Basilicata perché siamo consapevoli che esiste una soluzione a queste problematiche, si chiama regolamento urbanistico, si chiama regolamento edilizio. Noi ne abbiamo parlato con gli uffici ambientale e di sostenibilità della Regione Basilicata, stiamo per dare l'incarico per uno studio geologico ed idraulico preliminare all'affidamento di questi regolamenti. Noi abbiamo la soluzione affinché chi opera sul territorio, e quindi mi rivolgo ai tecnici, alle imprese che ho già incontrato, ma soprattutto per rassicurare i cittadini che se dovete fare investimenti nel nostro territorio ci deve essere sicurezza, certezza di norme, non dovete chiedere nulla a nessuno, vi tocca! Ma adesso consentitemi qualche piccolo chiarimento, qualche piccola delucidazione su grandi contraddizioni dei nostri avversari. E parlo della statua del Cristo Redentore. Voi sapete bene che noi, questa amministrazione, ha approvato il gemellaggio, l'accordo con la mitra arcivescovile del Rio de Janeiro, e il nostro Cristo Redentore e quello di Rio sono uniti da un accordo. Abbiamo fatto sì che il nostro Cristo avesse una rilevanza internazionale, riscuotendo nel Consolato d'Italia a Rio de Janeiro la presenza dei ministri dello Stato di Rio, dei consoli di 5 stati dello Stato del Brasile, una rilevanza internazionale perché Maratea ha fatto conoscere la bellezza della statua del Cristo Redentore. E ancora oggi dobbiamo essere grati al conte Stefano Rivetti che ce l'ha donata. E come dicevo prima, abbiamo voluto che quella statua avesse i servizi, avesse l'accessibilità, avesse gli uffici, ma abbiamo voluto fare una mostra per i progetti del Cristo Redentore. L'abbiamo portata in tutte le università italiane per far capire come l'ingegnere Musumeci, che ha fatto la struttura di quella statua, che è una statua che per un terzo è fatta sottoterra e per 2/3 in elevazione, che è l'unica statua al mondo in movimento, è una bellezza unica, e che il nostro Bruno Innocenti, l'artista che l'ha progettata, ha avuto il merito di aver dato a questa statua le sembianze umane, in modo da poter dire che quella statua, il Cristo Redentore, è un'ispirazione per i cristiani per guardare l'aldilà. Questa abbiamo voluto per la nostra statua. Gli altri no, signori miei, bisogna dirlo stasera, rispondessero se dicono che non è vero, perché loro hanno avuto 350.000 euro da Pittella e invece di spenderli per la statua hanno fatto altro, hanno fatto un intervento per mettere l'impianto parafulmine che ha danneggiato la statua, e non lo dico io, lo dice la contessa Chiara Rivetti. Adesso, signori miei, ci vuole 1 milione per mettere a posto quella statua, e mi fa rabbrividire, ve lo dico, rabbrividire chi era presente in quel consiglio comunale e si permette di indicare il dito col colpevole, quando i colpevoli sono chi parla, perché si devono vergognare di aver offeso la statua che rappresenta la città di Maratea.
poi si permettono di parlare di sociale. Ma cosa credono che fosse il sociale? Siamo noi il sociale è ciascuno di noi, il sociale è i servizi che dobbiamo dare ai nostri cittadini, e loro i servizi li hanno chiusi perché hanno chiuso l'asilo nido, si vergognino! Noi l'asilo nido lo abbiamo riaperto, lo vogliamo riaprire, abbiamo avuto i soldi e vogliamo mettere in condizioni i genitori di essere e di avere i servizi adeguati per tenere i loro figli. Questo è il modo di fare, questo ci cambia. Noi non vendiamo gli immobili del comune, si mettessero l'anima in pace. Noi vogliamo valorizzare gli immobili del comune, vogliamo valorizzare la scuola di Massa, di Brefano, di Acqua Fredda e di Cestuta, perché devono avere una funzione sociale, di raggruppamento, di accoglienza, perché i nostri cittadini devono avere un luogo dove potersi rivedere, socializzare. Questo è sociale. E non possono continuare a dire fandonie, non possono continuare a inventarsi uffici che non esistono. Non ho chiuso l'ufficio dell'assistente sociale perché non c'era. Si rendessero conto che c'era una convenzione con un assistente sociale. Noi invece abbiamo assunto un assistente sociale di Maratea, questo che gli dà fastidio. Abbiamo chiesto e ottenuto che oltre la nostra assistente sociale venisse un'altra assistente sociale dall'ufficio di piano di Viggianello, e l'abbiamo, abbiamo chiesto anche un surplus di 6 ore, quindi da questo punto di vista non accettiamo lezioni da nessuno. E poi non sanno nemmeno leggere gli atti, non sanno nemmeno leggere le carte che sono pubblicate, c'è un avviso pubblico per quanto riguarda la scuola di San Basile, quindi la nostra scuola per quanto riguarda il centro di bambini e delle famiglie, noi l'abbiamo ultimati i lavori, integrando un progetto sbagliato, abbiamo fatto un avviso pubblico per rendere operativa e funzionale quella struttura per la nostra società, per i nostri figli, per coloro che ne hanno bisogno. Vi parleranno dello Stadio Europa, senza dirvi che noi l'abbiamo affidata alla società sportiva di Maratea, gli abbiamo garantito i lavori di manutenzione straordinaria, gli abbiamo dato gli impianti sportivi per 30.000 euro e l'abbiamo fatta accatastare quando fino ad oggi nessuno ci ha mai pensato. E veniamo a un'altra pagina dolente di questa città, una pagina vergognosa per chi vuole a tutti i costi additare colpe e responsabilità a chi non ce l'ha. Allora vi sto parlando della scuola secondaria di primo grado, la scuola media. Ebbene, sono stati loro a chiudere la scuola media per iniziare i lavori di adeguamento sismico, sapendo che l'impegno finanziario era di 1.300.000 euro. Hanno appaltato lavori per 400.000 euro e adesso si stupiscono che ne mancano 900.000. La matematica non è un'opinione. Ma vi dirò di più. Loro hanno spostato gli alunni della scuola alunne e gli alunni della scuola media dal fabbricato principale alla fabbrica, al corpo di fabbrica a fianco. Hanno fatto i lavori affidandoli al geometra Biagio Limonci, che ha redatto un progetto per la sistemazione di quei locali che sono diventati aule. Poi in quelle aule hanno sentito i rumori, poi hanno fatto venire i vigili del fuoco, hanno fatto venire tutti a controllare e si sono preoccupati, non ci volevano stare più. Ma loro avevano spostato i ragazzi, e le stesse persone che oggi alzano il dito contro di noi sono quelli che hanno sfrattato i nostri figli e se ne devono vergognare. Noi abbiamo trovato una sistemazione dopo un incontro con i genitori a Piazza Europa, abbiamo fatto un incontro alla presenza della preside, del nostro responsabile dei lavori pubblici, e le abbiamo
spostati in una scuola, spostare gli studenti in una scuola è naturale, ma di che cosa vi stupite? Non vi preoccupate, a settembre ricontinueranno a studiare questi allarmismi, non sanno nemmeno quando iniziano i lavori, ma almeno documentatevi, i lavori finiranno prima dell'inizio dell'anno scolastico, state tranquilli, cercate qualche altra bugia, attaccateci su altro. Però vorrei parlarvi di tantissime cose, spero che riesca a resistere fino alla fine e a raccontarvi tutto quello che vi devo dire. Un argomento importante per la nostra città è l'area marina protetta. Allora tutti voi dovete sapere che nel 2016 due candidati sindaci hanno votato per l'istituzione dell'area marina protetta, Ambrosio ed Albanese. Ebbene, voi avete il diritto di sentire da queste due persone se sono ancora convinte a volere l'area marina protetta per Maratea o hanno cambiato idea, perché nella lista di Franco Ambrosio c'è qualcuno che ha votato contro e quindi voglio capire loro, nel rispetto dei cittadini di Maratea, che cosa vogliono fare. Io ve la dico quella che è la nostra idea. Noi abbiamo dovuto revocare la delibera che istituiva l'area marina protetta, perché quando siamo andati al Ministero dell'Ambiente abbiamo dovuto trattare per il nostro territorio, abbiamo dovuto raccontare che Maratea da secoli è approdo di barche del Mediterraneo, non è mai successo niente. Allora ci devono dire in che misura le barche possono danneggiare i fondali e quali sono i beni che noi abbiamo nei nostri fondali, quali sono le caratteristiche e che cosa dobbiamo tutelare. L'area marina protetta da Castro Cucca ad Acqua Fredda è un'area marina ideologica, frutto di una fantasia e di un bisogno di assicurare in percentuale le aree tutelate. Noi non ci possiamo prestare perché non diamo il nostro territorio ai potentini e non daremo mai la nostra città a nessuno. Chi vi parla ha chiesto e ottenuto dal direttore generale italiano che gli studi dell'ISPRA si facessero sui nostri fondali e noi dovevamo avere i risultati. Purtroppo ad oggi noi l'abbiamo chiesto tre volte, l'abbiamo chiesto ai colleghi ambiente, non ce li danno. Se non ci le daranno andremo al TAR e ce li faremo consegnare, perché abbiamo diritto di sapere quali beni abbiamo nei nostri fondali. Noi abbiamo lottato e lotteremo sempre per avere quello che ci è stato rubato e quello che ci tocca, così come abbiamo lottato per avere l'ospedale di comunità, la casa di comunità, la casa di comunità e l'ospedale sicuro, perché il primo servizio sociale è la casa di comunità. Noi abbiamo avuto un investimento a Maratea che non appare nella regione Basilicata, perché siamo l'ospedale che ha avuto di più. E questo l'abbiamo ottenuto grazie ai rapporti personali con i sindaci del Lago Negrese e del Mercure, che ci hanno detto di sì all'investimento sul Maratea, invertendo una tendenza che ci vedeva sempre segregati e in lotta con gli altri sindaci del Lago Negrese. Certo, noi non siamo ancora soddisfatti, noi abbiamo avviato un processo di riqualificazione del nostro territorio, abbiamo dato a questa città la possibilità di avere un futuro partendo dalla riorganizzazione. Noi siamo consapevoli che abbiamo grandi sfide per il futuro. Dobbiamo riqualificare tutti gli ambiti costieri, dobbiamo fare il rifacimento delle spiagge, l'accessibilità alle spiagge, dobbiamo ridisegnare l'area turistica di Fiumicello che al momento è bloccata, dobbiamo ridisegnare Piazza Europa rimettendo anche a posto la croce che loro hanno spezzata e buttata. Abbiamo difeso il nostro territorio, l'alta velocità, i treni che passano a Maratea, perché se non passano da Sapri non arrivano a Maratea. L'abbiamo fatto con convinzione, perché i trasporti, i collegamenti sono strategici per una destinazione turistica come la nostra, e l'abbiamo fatto con grande convinzione e forza,
a Maratea la tratta Salerno-Reggio Calabria diventerà linea di alta velocità. È stato detto che il turismo non si può fare in tutta Maratea, che bisogna scegliere la parte di serie A dalla parte di serie B. Ebbene, io questo non lo condivido. Maratea ha 64 km quadrati, ha 9 borghi. Noi abbiamo avuto le prime sagre a massa, abbiamo avuto le prime maratone a massa, abbiamo inventato Brefaro in Vesta, abbiamo fatto in modo che tutta Maratea potesse avere occasioni di eventi, di allegria, di socializzazione, e noi siamo convinti che tutto il territorio possa essere sviluppato in senso diverso. C'è un'offerta turistica differenziata, non significa rinunciare o eliminare una parte del territorio. L'assessore Trotta vi ha illustrato quelli che sono gli impegni di questa amministrazione e di quelli che sono stati i successi ottenuti in questi anni, ma soprattutto le cose che abbiamo costruito insieme. La capitale italiana della cultura, che ancora promana i suoi effetti positivi, perché il Ministero della Cultura ci ha dato la possibilità con il cantiere città di poter realizzare una parte di quelli che erano i nostri progetti, e noi vogliamo farlo. Vogliamo investire sul turismo delle radici, il turismo che proviene dai nostri parenti che sono emigrati, perché il rapporto con coloro che sono all'estero va costruito, tutelato, e bisogna fare in modo che la nostra città sia pronta ad accogliere i nostri connazionali che stanno fuori. Questa è la nostra capacità. Abbiamo dato a tutti coloro che l'hanno chiesto l'assistenza per la cittadinanza italiana. Lo abbiamo fatto perché i nostri uffici li abbiamo potenziati, abbiamo dato risposta ai nostri concittadini che vivono all'estero. Voi non sapete quanto è duro stare fuori e rinunciare all'aria della nostra Maratea. Noi siamo vicini a loro e vogliamo continuarlo a fare, non solo con i servizi ma anche con l'accoglienza, e quindi faremo in modo di costruire un ponte che ci unisca sempre più ai nostri parenti lontani. E così come noi saremo sempre, comunque, con i nostri soldi, non con i soldi del comune, perché nessuno di noi ha chiesto un rimborso spese in questi 5 anni. Noi siamo andati al TTG, alla BIT, al BTM, a Londra per promuovere Maratea. L'abbiamo fatto sempre e solo con i nostri soldi, perché non vogliamo gravare sulle casse del comune. Cari amiche, cari amici, mentre gli altri pensano alla campagna elettorale, chi vi parla ha dovuto lavorare, perché a Maratea oggi, domani e poi domani ci sono i 100 uomini più ricchi della terra. C'è un evento che si chiama Into the Beauty, che vede presenze di amministratori, di imprenditori del turismo e dell'industria più importanti del mondo, e sono al Santa Venere. Vedete gli elicotteri che sorvolano la nostra città, avete visto, per coloro che vanno verso il mare, vedete yacht della grandezza, della lunghezza di 80 metri, e ce n'è uno bellissimo, si chiama Maltex Falcon, 85 metri, è il più grande yacht a vela del mondo ed è a Maratea. Noi non vi raccontiamo le favole, vi facciamo vivere il presente, e il presente vede Maratea protagonista nel mondo del turismo. Noi siamo consapevoli che nei rapporti con la Regione dobbiamo essere forti e dobbiamo imparare a negoziare sempre più,
Noi abbiamo chiesto alla Regione Basilicata di darci Villa Nitti, perché la villa di Francesco Saverio Nitti deve essere proprietà del comune, perché in quella villa bisogna fare un centro di turismo internazionale, in quella villa bisogna fare gli accordi internazionali, in quella villa dobbiamo fare gli eventi, in quella villa dobbiamo avere un ufficio di rappresentanza che porti Maratea in un quadro internazionale molto più importante. Abbiamo chiesto alla Regione Basilicata di discutere in ordine all'ex colonia di Fiumicello, perché noi dobbiamo sapere quali saranno gli investimenti su quell'area, perché noi abbiamo il diritto di non vedere fabbricati abbandonati. Abbiamo chiesto, e personalmente ho scritto più volte al Presidente della Giunta regionale, di intervenire per la Pamafi, per riprendersi un bene della Regione che è ancora nelle mani dei liquidatori. È una vergogna! Certo, la campagna elettorale ci porta a fare valutazioni non personali, perché io non ho alcuna intenzione di esprimere giudizi negativi sui miei avversari che rispetto a livello personale, ma ho il dovere di evidenziare poi tutti le criticità politiche e amministrative. La lista pro gettiamo Maratea. Concordo con l'avvocato albanese, non offre alcuna stabilità amministrativa alla nostra città. Lui è stato eletto nel 2004 in consiglio comunale e il consiglio è stato sciolto dopo 2 anni perché si sono dimessi 7 consiglieri. Quindi la sua esperienza amministrativa da sindaco si è frantumata per le dimissioni di 7 consiglieri. Oggi si presenta in condizioni di maggiore criticità del 2004, perché in quella lista vi sono rappresentanti di Fratelli d'Italia, rappresentanti di Forza Italia, rappresentanti del PD e rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Dite voi, da un punto di vista logico, come fanno a convivere menti così diverse? In quella lista ci sono 4 consiglieri che si sono dimessi durante la mia consigliatura, 4 si sono dimessi per ottenere lo scioglimento del consiglio comunale nel mese di agosto, tentando di buttare Maratea nel mese di agosto nelle mani di un commissario e non ci sono riusciti. Hanno fatto ricorso al TAR e l'hanno perso, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato e l'hanno perso. Lo scioglimento non poteva avvenire perché ce ne volevano 7 e non 6 come loro erroneamente credevano. Però quei 4 sono una spina nel fianco, perché chi si è dimesso e non ha rispettato la vostra volontà, perché se noi siamo qui stasera è perché vogliamo che voi ci date un incarico e quell'incarico va assolto fino alla fine. E come si dice a Maratea, il lupo perde il pelo ma non il vizio, quindi chi si è dimesso una volta lo farà ancora. Poi vorrei chiarire qualche altro punto. Qualcuno della lista si è permesso di parlare di incompetenza amministrativa. Ebbene, se c'è un'incompetenza amministrativa è di chi non sa che le risorse pubbliche non si possono spendere su beni privati. E questo vale per il cineteatro di Parco Tarantini. Villa Tarantini non è proprietà del comune, il comune non può spendere soldi vostri su un bene che è privato, questa è la verità. Incompetenza amministrativa di chi ha avuto le risposte dagli uffici e fa finta e persevera nello stato di racconto contro i nostri concittadini. Il comune di Maratea ha avuto 2 finanziamenti, la Regione Basilicata non ha dato nei tempi previsti i pareri, li hanno dati alla fine del termine per l'esecuzione dei lavori e sia il Comune di Maratea che i comuni della parte ionica, perché quei finanziamenti li abbiamo avuti noi e i comuni della parte ionica e tutti quanti abbiamo avuto lo stesso problema con la Regione Basilicata. Non è dipeso dai nostri uffici, io non voglio accusare i nostri uffici hanno fatto bene, purtroppo
hanno dovuto rinunciare al finanziamento perché non c'erano i termini per colpa della Regione Basilicata. Siamo, mi dicono, alla conclusione. Io voglio, a breve, tutta una serie di cose che avrei voluto raccontarvi, però una ve la devo dire e ve la devo dire in chiusura. Voi sapete che io sono commissario delegato all'emergenza nominato con ordinanza del Consiglio del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ingegner Fabrizio Curcio. Nell'ordinanza c'è scritto: il sindaco di Maratea è nominato commissario delegato. Voi sapete bene, perché l'ho pubblicata sull'albo pretorio, che esiste un protocollo firmato tra Regione Basilicata, il presidente Vito Bardi, l'ANAS, l'ingegner Carlo Pullano e io quale commissario delegato. In questo protocollo la responsabilità dell'apertura e della chiusura della strada, che io ho già utilizzato in questi giorni, assumendomi la responsabilità della riapertura, mi pone nelle condizioni di chiedervi e di chiedere agli altri tre candidati sindaci se loro intendono accettare la nomina di commissario delegato. Lo devono dire qui, stasera, voi tutti. Vi devono dire se hanno il coraggio di accettare che di fare scelte difficili, ma per le quali se uno sbaglia ne paga le conseguenze. Io l'ho fatto e continuerò a farlo, loro devono dire se lo vogliono fare. Sapete qual è il rischio, signori miei, amici miei, amiche mie? Che se loro dovessero vincere e non si assumono la responsabilità di commissario delegato, la strada chiude e poi ne riparleremo. Noi, è vero, abbiamo fatto qualche errore di comunicazione, avremmo voluto comunicare di più. Vi chiedo scusa se non sono riuscito a comunicare tutte le cose che ho fatto. E sono stato nelle condizioni di scegliere se lavorare o comunicare, ho preferito comunicare, ma voi avete ragione, con questa nuova compagine vi assicuriamo avremo le occasioni e i modi per potervi comunicare di più, per poter dare a ciascuno di voi l'aggiornamento rispetto all'attività svolta, e lo faremo con grande soddisfazione. Noi siamo ottimisti perché abbiamo lavorato, abbiamo voglia di lavorare, abbiamo Maratea nel cuore, Maratea al centro dei nostri interessi, e vogliamo continuare a promuoverla, a produrre effetti collaterali positivi per tutti, per la comunità e per i nostri concittadini. Avete avuto 5 anni di pace sociale, di solidarietà, abbiamo avuto momenti difficili che abbiamo condiviso. Abbiamo dato stabilità, ma non c'è stato mai da parte di nessuno di noi nessuna cattiveria, e questo lo potete dire perché ne siete consapevoli. Noi siamo pronti a riprendere un cammino con entusiasmo, con forza, perché abbiamo al centro dei nostri interessi, al centro delle nostre attività a Maratea. Abbiamo la voglia di far sentire ciascuno di noi felice di essere nato a Maratea, orgoglioso di essere nato a Maratea, perché solo così possiamo dire di vivere tutti insieme come comunità un momento di crescita generale. Allora l'8 e il 9 giugno io vi chiedo un consenso, un voto, perché col vostro voto, con la vostra volontà, noi insieme, col nostro lavoro, insieme, discutendo, parlando, partecipando, perché la democrazia è partecipazione, vogliamo che questa nostra città sia sempre pronta per gli eventi futuri, per le sfide che il futuro ci vuole offrire, ma soprattutto per dimostrare che noi abbiamo dentro il nostro sangue quelle capacità
di accoglienza che ha distinto i nostri avi. Noi abbiamo quell'orgoglio di aver tutelato la nostra città. I nostri genitori ce l'hanno consegnata così e noi la conserveremo così. La faremo crescere per il bene dei nostri figli. E questo sempre avendo Maratea al centro. Grazie a tutti. Noi abbiamo una squadra, vedete alle mie spalle tanto entusiasmo, li avete ascoltati in queste sere, ciascuno di loro ha cercato di dare il suo contributo, un contributo fatto di cose positive, di azioni, di impegno, un contributo che rispecchia i loro caratteri, la loro mente, il loro modo di fare, un contributo diverso perché siamo diversi, ma siamo tutti uniti dalla voglia di fare, dalla voglia di vedere la nostra città, dalla voglia di vederla migliore. Voi guardate questi sguardi, non trovate cattiveria, non trovate alcun interesse diverso da quello di fare del bene ai cittadini e alla nostra comunità. Questo dovete tenere conto. Abbiamo iniziato un percorso nel 2019, vi chiediamo di poter proseguire le nostre attività, di poter completare quelli che sono i nostri progetti, di poter realizzare i nostri sogni perché sono nostri, perché li abbiamo condivisi, perché la città che noi vogliamo è quella nella quale viviamo tutti insieme, che ci incontriamo tutti i giorni, nella quale possiamo dire veramente di aver voluto una Maratea al centro della Basilicata, al centro dell'Italia, al centro del mondo. Grazie.